84 9935. Passa a trovarci, ti omaggeremo di un piccolo gadget. Lo Chalet dei Viaggi, vieni a conoscere il mondo insieme a noi. Nel cuore di Grotta Minarda, Piazza Vittoria, nasce il Queen Internet Café, dove cortesia e qualità fanno la differenza. Scegli il Queen e il suo servizio bar caffetteria per cominciare le giornate e regalati una pausa. Vieni a gustare i golosissimi yogurt e le appetitose crepes. Al tramonto il Queen si trasforma nel più in dei locali, dove esplode la movida fino a tarda notte. Cocktails, lounge bar, live music, DJ set disegnano la più indimenticabile delle serate. Se desideri che il tuo evento sia di tendenza, prenotalo al Queen Internet Café. Ti aspettiamo a Grotta Minarda, in Piazza Vittoria. Per info e prenotazioni 0825 45 5558 oppure al 345 2966 189. Seguici anche su Facebook e Instagram. Il programma è offerto da DFD Costruzioni SRL di Fabio Barone. DFD Costruzioni opera da decenni nel settore dell'edilizia sia residenziale che pubblica, specializzata in lavori di costruzione, ristrutturazioni, lavori stradali, impiantistica, sistemazioni esterne e impianti sportivi. Azienda con certificazione di qualità ISO 9001-2008, attestazioni SOA. DFD Costruzioni SRL di Fabio Barone, sede legale Corso Italia 36 83030 Melito Irpino Avellino, mobile 338 95 70 775. Hai sempre sognato di diventare un parrucchiere o un estetista? Realizza il tuo sogno e vieni a conoscere la nostra offerta formativa. Mary School a Benevento, via Lungo Calore Manfredi di Svevia 22. Per info e contatti 0824 29133 o mandaci una mail a info@maryschool.it. Visita il nostro sito web www.maryschool.it, presenti anche su Facebook e Instagram. Mary School, insegniamo a valorizzare il tuo talento. La Mary School è anche centro estetico e parrucchieria, sita in via Valfortore 26 a Benevento. Ti aspettiamo! CRT ed Ezio Liccardi presentano Il calcio che scotta. Vi catapulteremo nei campionati di eccellenza e promozione, prima, seconda e terza categoria del calcio sannita. Il calcio che scotta. Buonasera a tutti da Ezio Liccardi, e venerdì sera, quale cazzo di festival di Sanremo? Tutti su Radio CRT a sentire Il calcio che scotta. Ma adesso Sanremo, il venerdì sera ce lo dovevano mettere, non potevano saltare, no. Ah, io non lo so, non lo so. Comunque gli amanti del calcio avranno un orecchio a noi e un occhio ai big che stasera canteranno. Non sa manco chi cazzo canta stasera. Cambiamo morto dopo che si presenta quello che fa lo spogliarello alla San Francesco con le palle da fuori. Ma di che vogliamo parlare? Però mi piace, devo dire la verità, sono diventato il mio idolo. Ma bando alle ciance, siamo qui in chi è? L'ho detta grossa, ma dai. Sì, va bene, stavo dicendo bando alle ciance, siamo qui con gli ospiti di questa sera e per averli che ci è voluto. Allora, siamo un attimo seri prima che vi presenti, perché dovete sapere, in base alle pubblicità che avete visto, stasera doveva essere qui Gianluca Muccio, Ciro Donniaco e Salvatore Enrichelo, il quale però purtroppo ieri ha perso il papà. Di conseguenza facciamo un condoglianze, facciamo un applauso se vogliamo a Salvatore Enrichelo in questo momento particolare, ma torniamo subito col sorriso sulle labbra e quindi non in sostituzione, proprio in aiuto, perché lui è venuto proprio in mio aiuto, altrimenti io sarei stato da solo qui a fare a cantare insieme a Achille Lauro, sì, sicuramente. E invece sono venuti qui in soccorso il Vitulano, i ragazzi della Juniores del Vitulano, i mister, i comister
e chi più ne ha più ne metta, un applauso a Polisportiva Mitulano. E che spettacolo veramente. Allora, però passo a presentarveli, anche perché li dobbiamo un po' sciogliere questi ragazzi, eh? Li dobbiamo un po' sciogliere. Quindi iniziamo dal mister, così i ragazzi iniziano a sciogliere e vediamo anche il termometro dell'applauso, perché è importante sapere che applauso riceve il mister. Il mister Pierluigi Facchino! Buonasera a tutti! Che spettacolo, che spettacolo! Allora, Pierluigi è stato qui l'anno scorso con gli amici di Pagoviano e gli ho detto il mio sogno di avere qui e papà e figli Facchino, prima o poi realizzeremo questo sogno, ma stasera sta qui a presentare i ragazzi della SOA Juniores, che tanto si stanno distinguendo in questo campionato Under 19 regionale. Ma a fianco a lui c'è il tuttofare, quello di cui nessuna società può fare a meno, e lui, Pierluigi, se ne vanta e fa bene. E Re Carlo, e maggi scordato cugnò, ma no, De Filippo, Re Carlo De Filippo, che spettacolo. Buonasera a tutti. Ciao Carlo, ma è vero che non si può fare a meno di te? Siamo tutti utili, ma nessuno è indispensabile. Mamma mia, da brividi quello che ha detto, voglio dici la verità, non ve l'aspettavate nemmeno io. Va bene, comunque passiamo al reparto giocatori e quindi potete capire la loro emozione, ma lo capiremo adesso dei loro volti, degli applausi che riceveranno. Non so le vostre età, quindi non posso dire da più grande a più piccolo. Inizio da te, ok? Sì. Inizio da te, perché mi ricordo nome e cognome. Vittorio Spagnuolo, porca vacca, eppure ci ho toppato sto giro, va bene. Comunque Vittorio è pronto, ok, mi prendo tempo, sto ricordando l'altro nome, l'ho ricordato, è il portiere della Juniores, della Vitulano, Mario De Cicco, ho detto bene, vai. È mosso cazzi, però non me lo suggerite, perché me lo devo ricordare io, perché il nome, ok, era facile, sì, l'ho trovato, Mohamed Kone, Mohamed, no, Mamadou, ma come cazzo faccio? No, perché di ragazzi di colore, specialmente nella mia squadra, ci sta uno che gioca a Mohamed, perciò siccome lo sto sempre a chiamare perché non sente, non ascolta, mi è uscito Mohamed, ma tu sei Mamadou. Mannaggia. Ok, va bene, vogliamo iniziare a parlare di voi? Ok, sì, possiamo. Da quanti anni Pierluigi Facchino sta lavorando con il Vitulano a questo progetto Juniores? Questo è il quarto anno, precisamente. Quindi abbiamo ragazzi, iniziato da, sì, dagli allievi. Dai giovanissimi. Dai giovanissimi, sì, sono quattro anni. Che soprattutto il mio capitano Spagnuolo mi sente tutte le settimane, sì, tutte le partite, sì. E lui è mio. Senti, devo fermare un attimo, sì, perché Paolo Carone ha detto, sì, che Carlo De Filippo è ineguagliabile. Quindi non è che siamo tutti utili, ma nessuno indispensabile, perché c'è anche qualcuno che è ineguagliabile. Va bene. Prima è passata, grazie, per il campo, mister Carlo, perciò adesso ce l'ha tutti. Sì, sì. Cose posto. Sì, sì. Perché poi il prossimo appuntamento quant'è? Lunedì con la Juniores, lunedì. Bisogna andare. Vabbè, stavamo dicendo, da quattro anni, sì, con giovanissimi. Senti, di questo gruppo giovanissimi, sì, ad oggi quanti ne sono arrivati? Ad oggi, ricordando a memoria, 10-12, capitano. E quindi sì, è un, sì, buon, sì, 10-12, sì. Capitano. Tra, sì, 10-12, sì. Insomma, perché ti chiama capitano? Che c'è la fascia sul braccio, giustamente. Quest'anno no. E vedi, quest'anno no, mi confondi le idee. Quindi è lui il capitano, però cioè lui era allora, il capitano, adesso c'è un altro. Sì, adesso c'è un altro, sì, perché c'è Luigi Petrone, che ecco, saluto. Perché che cosa vige in una squadra Juniores nella scelta del capitano? Allora, io nel mio modo di fare, penso che i ragazzi devono scegliere il loro capitano. E hanno scelto quest'anno Luigi Petrone. Ok, io invece quando sono stato alla forza scuola della Juniore, il più grande faceva il capitano. No, io preferisco far scegliere, è più una questione morale, un leader che nella squadra si fa sentire. Quindi hanno scelto bene, sì. Ma come non hanno scelto a Vittorio?
Penso che l'hanno scelto a Vittorio. Facciamo Vittorio, no, perché non ti hanno scelto, no, dai. Dillo adesso, davanti, no, a tutti. Non mi offendo, non... No, 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 perché quest'anno il mister non lo fa giocare. Un po', capitano della fascia, giustamente, sì. Però lui lo chiamo e lo chiamerò sempre il mio capitano, perché mi ha ti porta nel cuore. Sempre, sì, 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 ma per tutto ciò che quando, fa, al di là del calcio, ma quando lui non ti fa giocare, poi tu hai sempre questo sorriso sulle labbra. No, no, dice la verità, no. Voglio giocare, mister. Ma il mister lo sa, il mister lo sa, fa il bene della squadra. Sì, per il bene della squadra. Per il bene della squadra. Allora ci salutano Salvatore De Maria, mo valla a sapere quale dei tanti Salvatore. No, il capitano. De Maria. E il capitano, vero? Sì, è lui. Ah, ma non lo storico. È lui il capitano. È proprio lui. È proprio il capitano. Che spettacolo. Degli ultimi 10-15 anni. Ci vogliamo fare un grande applauso, Salvatore. Grande, ciao, Salvatore. Grande. E poi Pellegrino Inzeo che dice: Pigeot. Chi è Pigeot? Pigeot. No, per lui Pellegrino. Perché Pellegrino, Pellegrino gioca a Frannito. Ah, beh, vero. E quindi mi vogliono cacciare fuori da Frannito. No, sì, perché ecco, pensano che io sia il loro problema. Perfetto. È vero, ciao, Pellegrino. Sì, ciao. E saluto a mister, a mamma, che è lui, mamma. Mamma. No, Mohamed, mamma, mister. Mamma. E poi Vittorio Pellegrino. Vittorio. Penso che ti conosci, sì, per salutarti. Pellegrino, sì, me lo ricordo quando giocava nel GS Pietrelcina, sì, io l'anno dopo lo chiamai per farlo venire con la juniores e non lo so perché poi non è venuto più. Ha pensato allo studio, sì, ragazze, studio, giustamente. Sì, a proposito, come stiamo messi qua con le ragazze? Male, io male. Male? Sì. Cioè male, bene, non vi rompono le palle. Dipende dai punti di vista. Dipende dai punti di vista, se mi alleno la sera vuol dire che il giorno sto sempre con lei. No, diciamo che altri sono i playboy della squadra, mister. Sì? Sì, sì, sì. Mancano? Sì. Dobbiamo fare dei nomi, ragazzi. Dobbiamo fare dei nomi. Allora, ok, chi è quello che ha più donne? Enzo Boffa. Sì, sì, c'ha più donne. No, ma una ce n'è, però. Però è no, infatti, buono, diciamo, sì. C'ha più donne, quindi è fidanzato. Ah, ok, no, diciamo che diciamo. Sì, 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 sì. Vabbè, no, poi ci sta qualcun altro pure che possiamo ricordare. Alberto Buono, mi sembra, c'ha un buon carisma. Buon seguito. Sì, 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 sì. Che altro? Armando. Mamma niente, ha detto no. Mamma ancora niente, mamma. No, mamma fa, no, no. Ci ha visto lungo, giustamente. Re Carlo, invece a te c'è una bella donna alle tue spalle che ti rompe le palle? L'ho fatto pure rima. Sono impegnato, infatti mi dispiace per le ascoltatrici, ma purtroppo per voi sono super impegnato. Infatti, allora non mandate messaggi, lo so, stavate là proprio sulla tastiera per dire a Re Carlo qualcosa di bello. Anche Salvatore Boffa ci saluta, fa chi sei bellissimo, che spettacolo, un abbraccio Ezio. No, io a proposito di donne un saluto alla mia ragazza. È che sta a Roma perché noi sta andando bene, quindi voglio salutare. Dobbiamo salutare tutti insieme. Sì, questo è sotto esame, quindi facciamoci un applauso di coraggio. Sotto esame, sappiamo che l'esame, stare sotto un esame, insomma, sì, è brutto. E poi questi temi che non sta nemmeno bene. Salvatore Boffa. Che gioca anche lui a Frannito. Che gioca anche lui a Frannito, perché sì. Pierluigi, dovete sapere che poi, oltre ad essere allenatore della Juniores del Vitulano, ci piace pure giocare a pallone, certo, sì. Siccome non può buttarsi in campo con i ragazzi. Sì, no, quest'anno ha fatto tanti gol per i cross di Boffa sull'esterno, diciamo. Sì. È un frutificante alla Florenzi. Quante partite hai giocato quest'anno? Io ho giocato 4 partite. 4 partite. Quanti gol abbiamo fatto? 3. Madonna mia. E ti voleva mandare PG out. Sì, è PG out, sì, ma anche perché do una mano pure come diciamo giù del mister, quindi. Mamma, mi vuoi dire una cosa brutta sul mister? Avvicinati, allora, se no avvicinati. Dicende, parla, certo, parla. Allora, dimmi, mamma è avata in 1,90 m e il microfono invece sta altezza ombelico. Allora, dicevamo, che cosa possiamo dire male del mister? Possiamo dire che il mister è troppo severo. Ah, ecco. Però sai, qualcun altro avrebbe detto, no, il mister, fatti che stai bravissimo. Invece lui, mister è severo. Mister, sei severo? Sì, sono severo. Ah.
No, in campo pretendo il massimo, negli allenamenti pure, poi fuori dal campo possiamo fare quasi quello che vogliamo, possono fare quasi. Ok, ragazzi, voi siete d'accordo con mamma che il mister è severo? È giusto, giusto. In campo sì, è giusto. Vabbè, un mister severo poi comunque ti fa venire la voglia di allenarti, perché poi stanno quelli che il mister severo, mister. In campo è giusto. Aiubu, mister, per favore, siamo venuti qua a divertirci, non ci rompere le scatole. Antonio Pasquino, ciao, buonasera a te Antonio. Vabbè, vogliamo parlare un poco anche degli assenti, dobbiamo salutare, non ci dimentichiamo nessuno, il presidente del Vitulano, non ci dimentichiamo di salutare il presidente, sì. I dirigenti che vi danno l'opportunità.